La manifestazione del Partito Radicale oggi rappresenta un momento particolare. Le donne, gli uomini iraniani ci stanno dimostrando il vero senso della libertà, perché la libertà è una cosa semplice, è fatta di gesti semplici, e in alcuni stati questo non è possibile. Abbiamo il segretario del Partito Radicale, nonostante dico, le condizioni meteorologiche, la gente insomma arriva. Andiamo avanti, certo, sempre avanti. Ok, grazie. Sì, siamo qui a manifestare per i diritti civili, soprattutto in questo momento per le donne e per i giovani dell'Iran. Della Sardegna per questo motivo molto importante. Questa è una battaglia di civiltà. Ci crediamo, bisogna essere uniti e bisogna lottare per mantenere i nostri diritti e per difendere le donne, che in un momento così difficile, invece di progredire, anche noi qui abbiamo bisogno di fare tanto, ma pensiamo alle donne che hanno veramente subito e subiscono degli attacchi sulla loro vita. E nessun rispetto per loro, noi lottiamo per loro. Iran ti riprendiamo! Lottiamo, moriamo, Iran ti riprendiamo! Lottiamo, moriamo, Iran ti riprendiamo! Buongiorno, siamo qui per la libertà per Iran. Siamo voci dei giovani in Iran che stanno lottando per la libertà. Siamo qui per gridare, per essere sui voci, siamo qui per la libertà, siamo qui per essere la voce di giovani che sono in carcere, che hanno cominciato di esquisizioni dei giovani. L'altro giorno hanno esquisito un giovane 23 anni dopo soltanto 73 giorni. Grazie. Mi dispiace per il mio italiano, sono qui da soltanto un anno. Scusate, perché oggi qui? Beh, siamo qui perché rivendichiamo la libertà per tutti e il diritto per tutti, non solo per qualcuno, solo per noi europei. Va rivendicato per gli iraniani, per i ceceni, per gli ucraini, per i russi. Allora siamo qui a testimoniare e a agire per cambiare le cose. Grazie. Quello di oggi è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Siamo stati da soli per mesi insieme alla comunità iraniana nel silenzio assordante assoluto delle istituzioni, ma anche dell'informazione. Adesso qualcosa si è mosso. Ecco, tutto questo non si deve fermare, deve andare avanti, perché la mano del boia di quello che sta accadendo a causa di questo regime teocratico, malvagio, violento, deve essere fermato. Spetta anche a noi contribuire a fermarlo. Grazie. A te. Buongiorno, noi stiamo qua per la giornata mondiale dei diritti umani. Io sono iraniana e oggi c'è una marcia per il popolo iraniano contro il regime
islamico assassino. Per il supporto del popolo iraniano stiamo qua, che il governo li violenta e fa violenza contro il popolo iraniano, che stanno da 3 mesi e stanno lottando contro il regime teocratico dittatore con le mani nude. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buongiorno, donna vita libertà. Ecco lì Carlo. Peccato la pioggia, però va tutto bene. Nonostante il maltempo c'è una bella presenza di persone, è una cosa molto importante. Non dimentichiamoci, se fanno male a qualcuno o delle violenze anche nel terzo mondo, dobbiamo intervenire, perché siamo tutti uniti, oramai siamo globalizzati, e quindi difendere le donne iraniane significa difendere i diritti civili in tutto il mondo e anche nel nostro paese. Il corteo è partito in questo momento. Al popolo, scusate, italiani, governatori, gentilmente non permettete di parlare né Mujahedin né Nayak. Loro non hanno nessun diritto al posto del popolo iraniano, innanzitutto. Quindi siamo qui per manifestare, protestare contro il regime Repubblica Islamica e smettere questa catena di morte che stanno picchiando e stanno uccidendo i nostri giovani. Donna, vita, libertà! 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 Oggi è la giornata mondiale per i diritti umani.
quello che sta accadendo di drammatico e di straordinario nelle piazze di Teheran, Isfahan, Shiraz, le principali città iraniane, è un richiamo forte a non abbandonare l'idea che i diritti umani siano universali, e quindi perché appartengono alle persone, alle donne, agli uomini che in Iran stanno lottando, rischiando letteralmente la vita per i propri diritti, la propria libertà, e difendono quindi la libertà e i diritti di tutti. Ed è doveroso oggi essere qui in modo concreto, in piazza, come loro sono in piazza, certamente non rischiando quello che rischiano loro, essere vicini come persone, come parlamentari, come politici, come cittadini, e chiedere ai governi europei che siano vicini in modo tangibile, schierandosi nettamente dalla parte di chi lotta per i valori che sono anche i nostri, libertà e diritti, e contro il regime repressivo che ammazza chi chiede solo libertà. Donna, vita, libertà! Donna, vita, sempre, libertà! Ovunque.